Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Io sono Martina e oggi vi mostro i libri che ho comprato al Salone del Libro di Torino. Se ve lo siete persi, la scorsa settimana è uscito il vlog del nostro weekend a Torino. Io, una delle mie sorelle e la mia mamma siamo state appunto a Torino per il Salone del Libro e per visitare la città. Quindi se avete voglia di vedere che cosa abbiamo fatto durante quel weekend, vi lascio qui il link al video. Prima di iniziare e di mostrarvi i libri che ho comprato, vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale e attivare la campanella in modo da ricevere una notifica ogni volta che uscirà un mio nuovo video. E se non lo fate già, seguitemi anche su Instagram. Io sono Martina Tazza. Adesso possiamo iniziare. Vi dico che io quando vado al Salone del Libro di solito non compro niente dalle grandi case editrici tipo Mondadori, Feltrinelli, Giunti e così via. Anzi, vi dirò che tendenzialmente neppure visito questi stand, ecco, ci passo proprio accanto. Questo perché ovviamente i libri pubblicati da queste case editrici sono nelle vetrine di tutte le librerie d'Italia, quindi insomma ho sempre l'occasione di sapere quali sono i titoli nuovi, quali sono le novità, insomma, di acquistare quei libri. Il Salone del Libro mi serve per conoscere le piccole case editrici, quelle case editrici che appunto magari non troverei sugli scaffali delle librerie e che invece hanno delle vere chicche, delle perle, quindi mi dedico a queste proprio per scoprire qualcosa di nuovo. Altra cosa che vi faccio vedere, questa era la mia borsa di tela che mi sono portata. Praticamente è impossibile andare al Salone del Libro senza una borsa di tela dove mettere tutti gli acquisti e questa mi sembrava quella perfetta. So many books, so little time, quindi questa insomma è stata la mia compagna di viaggio che ha tenuto tutti i miei acquisti. Il primo libro che vi mostro è un libro che ho comprato sia per me che per il maritino perché penso sia una lettura che può piacere anche a lui. E sto parlando di Bestie delinquenti di Carlo D'Addosio, edito da Edizioni Le Lucerne. Questo titolo l'avevo già sentito nominare da Silvia in un click su Instagram e ne aveva parlato benissimo, quindi quando ho visto la casa editrice ho riconosciuto il libro e l'ho comprato. Questo libro è la raccolta di tutti i processi che sono stati fatti dall'antichità fino al XIX secolo agli animali, quindi tutti gli animali che sono stati accusati di aver commesso un crimine o di aver violato la legge e quali sono state le pene che i tribunali hanno deciso di dare insomma a questi colpevoli, ecco, a questi animali. Quindi credo che sia un libro divertente, sicuramente fa sorridere ma fa anche pensare. Il secondo libro che ho comprato è un titolo anche in questo caso che già conoscevo, ne avevo sentito parlare da Elula sempre su Instagram e ne avevo sentito veramente parlare benissimo, quindi anche in questo caso quando l'ho visto l'ho preso e sto parlando de La coppia felice, edito da Blu Atlantide. Questo libro parla di una coppia, un uomo e una donna che stanno per sposarsi e che alla festa di fidanzamento si ritrovano tra gli invitati i rispettivi ex. So che è una scrittura molto brillante, molto coinvolgente e quindi insomma non vedo l'ora di leggerlo. Ho poi comprato il classico libro da spiaggia, libro da ombrellone e lo faccio quasi ogni volta che vado al salone, mi porto sempre a casa un titolo del genere. In questo caso il fortunato è stato Come hai detto che ti chiami di Paola Rosso, edito da Words Edizioni. Questo libro racconta di una donna che viene definita proprio all'inizio della trama bella ma stronza, quindi insomma una donna che è molto sicura di sé e a cui piace giocare con gli uomini. Una sera, colpevole l'alcol, colpevole insomma una serata un po' travolgente, va a letto con il vicino di casa, che è un ragazzo che ha 11 anni meno di lei, un nerd che gioca a D&D, insomma totalmente incompatibile. E purtroppo da quel momento la loro vita sarà legata per sempre. Nella trama non c'è scritto niente di più, però questi cucchiaini a forma di spermatozoi mi danno qualche indizio. Prima di mostrarvi gli altri titoli che ho comprato, vi dico che noterete che tutti i titoli che vi mostro sono dei libri abbastanza brevi, soprattutto i prossimi. Questo in realtà è una cosa che ho voluto fare perché io sono, non so perché, attratta dai mattonazzi, quindi quando i libri sono veramente belli alti, hanno 1000 pagine, io di solito insomma sono quelli che mi attraggono di più e che vorrei comprare, ma mi sono imposta di non farlo perché non ho più così tanto tempo per leggere, quindi i libri così alti
ovviamente mi portano a doverli leggere per settimane, settimane e settimane, e invece magari ho voglia poi di cambiare titolo e di leggere qualcosa di nuovo. Quindi mi sono imposta di prendere libri abbastanza brevi in modo da poterli leggere in un tempo ragionevole e non portarmi dietro una lettura per 2 mesi. Ecco quindi che arriva un bel librettino piccolino e sottile, Luna e la libreria errante di Giulia Licciardello, edito da Another Coffee Stories. Questo libro mi ha colpito, vabbè, ovviamente la copertina, una ragazza in libreria con un libro aperto, ok? E però anche la trama è interessante. Questa ragazza, praticamente la sua frase, quello che si ripete, il suo mantra è: quando tutto va male, c'è sempre un libro in cui rifugiarsi. Ed è quello in cui lei crede fermamente ogni volta che ha una lite con i genitori, insomma, ogni volta che affronta un problema si rifugia in un libro. Un giorno scopre però che la sua libreria di fiducia ha chiuso. Non solo, la madre le dice che quella libreria in realtà non è mai esistita e che lei si sta inventando tutto. Quindi la protagonista deve partire per un'avventura per scoprire la verità. E quindi, insomma, non vedo anch'io l'ora di buttarmi in questa avventura. Infine, l'ultimo libro che ho comprato, quindi in totale sono 5 libri più un extra che vi faccio vedere dopo, quindi sono stata anche brava, è questo. Ok, come vedete qui non c'è il titolo perché per questa collana la casa editrice ha deciso di mettere i titoli sul retro, cosa che ho trovato molto carina. Scale mobili di Lina Maria Ugolini, edito da Splen Edizioni. Questo titolo, come vedete dalla copertina, Scale mobili, racconta la storia di alcuni personaggi che, da quello che ho capito, perché non ho letto la trama, me la sono fatta raccontare dall'editore, racconta la storia di questi personaggi che è come se si trovassero su delle scale mobili, quindi avessero una vita che conduce solo da una parte, senza possibilità di fuggire. Anche questo è un libro molto breve e sono curiosissima di scoprirlo. Inoltre aggiungo che acquistare dalle piccole case editrici permette di avere un rapporto veramente molto diverso con chi ci sta vendendo il libro. Nel senso che al piccolo stand trovi anche l'editore che si mette proprio a raccontarti tutte le trame dei vari libri che ha pubblicato, quindi a raccontare le storie degli autori o a indirizzarti in base ai tuoi gusti. Quindi sono proprio delle chiacchierate veramente molto coinvolgenti, tanto che io di solito quando parlo con un editore che mi racconta i suoi libri, traspare talmente tanto amore, talmente tanta passione che è difficile poi non acquistare niente. E di solito i titoli sono davvero anche meritevoli, ecco, perché proprio si vede che c'è molta molta cura dietro. Infine, l'ultimo libro che ho comprato, questo è per la mia bimba e l'ho comprato a una casa editrice molto speciale. Allora, il libro è Il libro magico di Rosalba Perrotta e l'ho comprato dalla casa editrice Algreditore, che è la mia casa editrice, quella che ha pubblicato il mio primo romanzo e che sta per pubblicare il mio nuovo romanzo che uscirà a brevissimo. Quindi, insomma, ho visitato lo stand e ovviamente ho avuto l'occasione anche di incontrare il mio editore, di insomma di stare un po' con loro, anche perché la casa editrice è siciliana, quindi non ho molte occasioni di vederli, ed è stato veramente molto bello e mi sono portata a casa ovviamente un pensierino per la mia bimba. Bene ragazzi, il video finisce qui, io spero che vi sia piaciuto, a me è piaciuto moltissimo comprare questi libri, non vedo l'ora di leggerli e fatemi sapere se siete stati al salone, cosa avete comprato oppure quali di questi libri vi incuriosisce di più. Mi dispiace per la luce che va e viene, oggi è una giornata un po' nuvolosa, quindi il sole si nasconde ogni tanto. Comunque, spero che vi siate goduti questo video e noi ci vediamo prestissimo in un altro. Ciao!